Dov'è che dobbiamo andare, Cathy? Catania. Ma Catania? Sicilia. Catania, ecco. 6.35, è il nostro? Sto controllando, Luca. Ciao raga! Stiamo andando a Catania per Letna Comics. Devo togliermi tutto. Sì. Anch'io, io la cintura, le scarpe, le cose. Tutto ti devi togliere. È una rottura, lo so. Che stress. Io ho anche i cavetti in tasca. Portafoglio. Raga, non so a voi, ma ogni volta che devo passare dal gate in cui devi mettere la valigia, ti fanno i raggi X, ti devi spogliare, mi mette un sacco di ansia. Paura che ti scoprono. Ma di che cosa? Io non ho fatto niente, sono veramente la persona più buona del mondo, ma mi mettono ansia. Avevo le palpitazioni, avevo... E se ancora non l'avete fatto, aggiungeteci su Snapchat. Ci ricercate tramite nome Scherzi di Coppia, ovviamente. E lì carichiamo un po' la nostra vita quotidiana. Esatto, il quotidiano, le nostre storie. Allora, il nostro viaggio si è bloccato qui perché Katia è indecisa sul da farsi. Tu sei indeciso. Non sa che cosa prendere da mangiare. Cioè, con tutto questo vendibbio di yogurt, cose strane, frullate alla frutta con le nocciole. Cioè, voleva fare una banana, voleva. Voleva far merenda con il sushi, raga. Ce l'abbiamo fatta. Alla fine ho optato per nocciole, cioccolato, fragole. Beh dai, banane. Non è stata una cosa molto complicata, fatta abbastanza in fretta. Sì. È mezz'ora che qua solo. Sì. No, per rispetto ai suoi canoni classici. È stata parecchio veloce. Mezz'ora che qua e basta. Buono? Coda. Siamo in coda. Ci siamo per partire. Sei pronta? Pronta. A me l'aereo fa sempre un sacco paura. Ci siamo. Catania, arriviamo. Ci hanno appena sgridato. Ogni volta che prendiamo l'aereo ci sgridano, Katy. Perché? Fammi mettere via. Allora, l'altra volta abbiamo fatto casino. Che salta non sono riuscita a registrare. Ma praticamente la storia è che erano tutti fermi in coda e il tipo ci diceva: no, prego, salite, smettetela di fare foto. Ma come? Ma come smettetela di fare foto? È un video tanto, quindi. E infatti, così gli dovevamo rispondere. Guarda che è un video, dai, zio. Poverino, che ma era stressato, ma... Dai, Lu, muoviti. Metti a posto sta valigia, che mi siedo. Tutto a me mi stai facendo male. Devi fare. Sei un uomo, devi faticare. Non ci aprirà mai. Spingi bene. Spingi. Ah. Eravamo dimenticati di dirvi che assieme a noi sul nostro stesso aereo c'è Corona. Sì, c'è Fabrizio. Cosa stai facendo tu? Sto facendo un bellissimo Snapchat, però voglio il coniglio che mi piace tanto. Dai, facciamolo. Che cos'è? Ciao, cosa amici. Fa? Ma che brutto, mi ha fatto paurissima. Così bene. È bruttissimo. Okay. Faccio così quando ho fame, non sì. È colpa mia. Nemmeno che ore siano, mi sono addormentato, c'è anche casa che sta dormendo, ma c'è un panorama stupendo, c'è un tramonto stupendo, raga, faccio vedere. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, siamo affamatissimi. Ecco. Sono dimagrita sicuramente. Ah sì, perché l'ha spinto lei l'aereo, per questo. Anzi, siamo venuti correndo. Siamo arrivati in hotel, dobbiamo ora cenare. Suona, vai. Vediamo come la Ma sono comunicanti? Certo. Prova ad aprire. Cioè, abbiamo i letti separati, raga. Ma va, sono comunicanti dal bagno. Stiamo camminando come pazzi perché dobbiamo raggiungere i nostri amici che ci stanno aspettando al ristorante. Il problema è che ci si era scaricato il navigatore, ma noi abbiamo la super batteria. Guarda, sono tutto collegato. È una mappa. Sono munita sempre di cartina. Guardate, raga, che piazza, raga. Guardate che piazza. Ma è bellissima. No, ma qua è tutto bello, veramente. Sì. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare a cena, siamo in dolce compagnia.
E ora ci ciberemo, no? Salve a tutti quanti gli amici di Scherzi di Coppia. Voi non conoscete me, io non conosco voi, ma tutti conoscono Boban Bezov. Ma aspetta, aspetta, ma falla una marchettata sul tuo canale, dai. No, non piace fare le marchettate. Io sì, a me piace. Dai, vai. Allora, disiscrivetevi dal loro canale, iscrivetevi al mio, perché c'è tanta roba. Va bene, io faccio una marchettata, va. Lasciate dislike a Boban Bezov. No! Faccio la collezione, ve lo dico. Raga, vi siete impossessati del nostro canale, ok? All your channels belong to us. Attenzione, raga, è con enorme piacere che vi presento le mani di Boba! Allora, volevo dire, con questa mi masturbo frequentemente, perché è un allenamento, come dice Rocco. E con questa... Posso toccarla? Sì, con questa disegno. Attenzione, raga! Com'è morto? Attenzione! Questa c'ha un po' i calli. No. Quanto spendi in cazzate l'anno? Tantissimo. Tanto, eh. Vabbè, a me non mi vergogno. Salute, raga. Salute. Oh. E facciamo uno scherzo. Ma cioè, sono andato nel backstage, mi ha regalato un libro. Il libro con tutta... Mi facciamo dire al proprietario che non si può stare qua dentro con la cassa. Io mi prendo cura di te. E che deve uscire. Ora glielo chiediamo, ok. Sì, alza la voce. Questo ragazzo, diciamo che devi dire tu che devi uscire perché non si può stare in un locale con la canottiera. Ieri ad agosto, Non so, scusaci, può anche andare più bene, scusaci, ma poteva anche andare bene, cioè per me, anzi, era una scusa per andare a letto. Ti giuro che dentro di me ho detto sì, posso andare. Grazie mille. Era un favore, non era uno scherzo. Se tu ti facevi i cazzi tuoi, io adesso me ne andavo in albergo a dormire. Era bello, non può stare qua dentro perché la canozza. Ma poi è bello andare da uno che è grossissimo. Io sono male. Ma sai, guarda che domani se la fa pagare. No. Non è vero. Vedi, io anche questa buccia d'orecchio devo fare. Maria, io esco. Ma come? E quindi siamo ancora qui, reduci a bere, non siamo ancora andati a dormire, raga, cioè io vorrei anche fare la cacca. Luca, e perché cari. Questo? Perché noi siamo gli youtubers potenti, cazzo, raga. Questa è bella. Ma loro non la capiranno, ma noi la sappiamo di cosa stiamo parlando. Siamo arrivati a casa, raga. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, siamo stanchissimi, abbiamo viaggiato, siamo proprio stanchi, raga. Sì, e lui c'ha ancora energia, ci ha detto che ho ancora energia, veramente, ho un sacco di energia, raga. Aspetta.